Andiamo quindi a vedere la funzione repeater in un kit wifi. Clic di destro. Andiamo a selezionare la voce video gestioni. Ci farà inserire l'admin e la password, che ricordiamo nome utente, admin e password vuota. E andremo a selezionare all'interno di questo menu della gestione video la voce ripetitore. Qua si aprirà un'interfaccia definita appunto ripetitore che ci permetterà di selezionare la modalità di trasmissione dell'immagine video. Questa modalità ci permetterà quindi di creare dei canali e dei ponti tra le varie telecamere. Ad esempio, noi qua possiamo selezionare il ponte dell'immagine della telecamera 6, andrà a far ponte sulla telecamera 2 per poi essere trasmesso al DVR. Questo potremo farlo con tutte le telecamere che desideriamo. Ora quindi avremo la telecamera 7 che trasmetterà sulla telecamera 6 e le immagini di telecamera 7 e telecamera 6 passeranno per la telecamera 2 per arrivare direttamente dentro all'NVR, avendo così una portata superiore ai 120 metri.